aquí un ámbito nuevo. Habrán diálogos nuevos, diferentes en sonido y letras. Habrá una nave central de espacio sobre la quietud del tiempo. Un muro se construye diciéndole a las manos: vamos, hombre, sé piedra, sé imagen, crece. Todo aquí en torno a una nueva vida no vivida. Todo es igual desde un mismo origen. Prolongar, definir, crear. L'uomo è molto complesso, i bisogni dell'uomo sono molto complessi e non è semplicemente facendogli una stanzetta con gli spazi esatti per compiere certe funzioni che tu compi quello che deve rispondere un architetto. L'architettura è molto più complessa. Il lavoro dell'architetto è organizzare gli spazi per la vita. Noi siamo i tecnici dell'organizzazione dello spazio. Io ho una definizione di architettura. L'architettura è la creazione d'un cadre poetico all'azione dell'uomo. Sì. La rivoluzione llegará de verdad al poder. No será como el 95, y después ni siquiera dejaron entrar a Calixto García, que había peleado durante 30 años, lo que hicieron entrar en Santiago de Cuba. Aprovecho la oportunidad de la visita de un periodista cubano para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar. De un pueblo que he decidido defender conociendo solamente a través. Yo no potevo fare la rivoluzione nella, come Fidel Castro nella Sierra Maestra, lo faceva nella città. Non lo faceva La Habana, quello che faceva fare a La Habana, cosa che non era di ammazzare qualcuno, perché io non posso farlo, ma delle cose per aiutare, era dentro del movimento rivoluzionario aiutando alla rivoluzione. Era pericoloso per me di rimanere in Cuba, sono andato nel Venezuela, mi sono esilato nel Venezuela. Io sono arrivato con mia moglie, no, nel 57, perché la mia famiglia si era stabilita in Venezuela. No, noi tre eravamo in Venezuela per differenti strade. No, io vi ho detto per un contratto che mi ha fatto un architetto venezuelano. E prima a Caracas, poi sono andato a... No, prima a Maracaibo, poi a Caracas. E lì a Caracas ho conosciuto Porro e Garatti, no?
all'Università del Venezuela avevamo seguito molto tutto il processo della rivoluzione cubana. Quando Cuba è stato, non so se è liberata, ma Fidel Castro ha preso il potere, mi hanno domandato perché non ritornava a Cuba quando tutti gli altri architetti partivano da Cuba. Io sono ritornato a Cuba. La rivoluzione mi ha dato la sensazione di tutte le rivoluzioni. C'è un primo caos molto poetico, c'è una esaltazione straordinaria. Bisogna immaginare anche che i guerriglieri erano tutti giovanissimi, no? Essendo nel bosco così arrivano a La Habana tutti con i capelli lunghi, i riccioli, e tutte con le collane di semi, quelli della santeria, no? Di nocciole, 2, 3, 4 collane, per cui una cosa così convenzionalmente romantica, no? Perché c'erano questi giovani sdraiati nella hall della Habana Libre con tutte le armi, mitra. Tutta la borghesia parte nel giro di una settimana dicendo tanto gli Stati Uniti non permetteranno questo. E allora Riccardo ci ha scritto che era importante che andassimo lì perché l'università era rimasta senza professori. Io credo che Porro è partito nel settembre e noi siamo partiti in dicembre, 15 dicembre 60. E c'erano le case da gioco, ho visto le case da gioco, la zona dove c'era lo show, no? Dove si ballava, come qui si andava nelle balere, ecco lì, questi posti esclusivi erano diventate balere, no? Perché era commovente vedere tutta questa gente che finalmente poteva, perché prima non potevano neanche entrare nei quartieri alti, adesso era. C'era un'atmosfera particolare, c'era qualcosa che mi dava fiducia. Nel momento che il potere poteva essere nelle mani di tutti, un architetto sogna, no? Nel poter pianificare, fare, organizzare, però si scontra sempre con il potere tradizionale che invece lì in un certo momento era tutto disponibile. Il processo rivoluzionario si può dire che è un processo creativo. È un processo creativo nel senso che mette in questione tutta una serie di cose che sono state sancite, consacrate attraverso anni, attraverso secoli. Le mette in questione e se ritiene che in questo momento non sono valide, sono sbagliate, le toglie. Un giorno Fidel Castro e il Che Guevara vanno a giocare golf al Country Club, che è uno dei club più aristocratici della Habana. E subito Fidel Castro dice, tu pensi come sarebbe bello di avere delle scuole d'arte in questo luogo e gli allievi di tutti i paesi del mondo imparando ad essere artista qui? E allora, dopo che hanno giocato golf, Fidel Castro prende la sua macchina e Che Guevara la sua. E quando entra nella città, trova nella strada la moglie del ministro della costruzione, che era architetta, che era molto amica di me. Dice, senti Selma, io vado domani a socializzare il Country Club e cercami
l'architetto che può fare le scuole le più belle e più nuove che possono farsi in questo momento nel mondo. Nel momento che mi hanno offerto a me la scuola d'arte come capo architetto di tutte le scuole d'arte, ho pensato in questi due amici per fare tutto un lavoro gigantesco che non poteva fare io solo. Il tema erano le scuole d'arte del terzo mondo. Queste scuole dovevano ricevere studenti dall'Asia, Africa e Latin America, no? Si parla di 5 scuole per la scuola di arte plastica, che sarebbe pittura e scultura, musica, balletto, danza moderna e teatro. Allora abbiamo cominciato a dire: io faccio questo, io faccio quest'altro. Però non c'è stata discussione, perché io ho detto: ah, io volevo fare il ballerino da giovane, per cui mi piacerebbe fare la scuola di balletto. E Porro, io allora faccio danza moderna. Poi Porro è uno scultore, ha detto: beh, poi faccio arte plastica. Eravamo d'accordo su un certo tipo di architettura che si confondesse con la natura, che la natura entrasse dentro l'architettura, che ci fosse questo scambio continuo e non questa contrapposizione, no? Stavamo lavorando in un grande giardino, no? E allora subito pensammo alle Mille e Una Notte. L'idea era meravigliosa, cambiare questo club esclusivo in un centro dell'arte, e si è cominciato a fare. È una sfida, e come tutte le sfide c'è l'emozione del rischio. Poi eravamo anche giovani, 34 Porro, 33 Cottardi. Se penso che io con poco più di 30 anni avevo quel progetto così complesso, un paese nuovo, una realtà nuova. Eravamo tre architetti che avevamo più o meno la stessa visione dell'architettura, una visione molto prossima una dell'altra. Però anche con un po' con incoscienza anche dei giovani, no? Perché chissà, altri ci sarebbero messi a tremare, ma di fronte a una cosa così uno rischia qualsiasi cosa, no? E noi ci siamo messi attorno una riunione a tavolo, no? Come si fa in tutte le cose di chi. Abbiamo scelto también il terreno che ci piaceva di più, e questa libertà l'abbiamo avuta anche a livello progettuale, perché abbiamo fatto il progetto che volevamo senza interferenze di commissioni che ci imponessero determinati schemi. Ciascuno ha fatto l'architettura che ha voluto, con una grande libertà, perché in principio non ci hanno dato limitazioni nemmeno di soldi. Mancavano già moltissime cose, e per la costruzione mancava cemento e mancava ferro. Allora, quando ci dissero che la grande disposizione materiale erano i mattoni, diciamo: ah, stupendo, perché i mattoni, no? Intanto è un materiale che sa invecchiare, poi è anche un materiale naturalmente micro prefabbricazione, no? Perché è una piccola tavoletta che si mette, si sovrappone e fa. Però dico: come facciamo adesso a risolvere il problema strutturale di queste grandi strutture? E lì ci sono tutti gli accadimenti, no? Che sembrano quasi magici, no? Nel senso che eravamo lì al Ministero della Costruzione e abbiamo visto un vecchietto che stava creando delle volte catalane, cioè le cupole di Gaudì, stava facendo. E noi abbiamo: ma cosa stava facendo? E io sono figlio di un operaio che lavorò con Gaudì, conosco la tecnica delle volte catalane, e sto cercando di fare degli esempi in modo che poi qui il Ministero della Costruzione si decide a usare queste cose, no? Perché si può risparmiare in cemento, in ferro. Fatto. Questo è nostro, questo uomo è nostro. Perché allora, naturalmente, in tutte le 5 scuole viene scelta la volta catalana.
Io ho voluto fare una cosa che non ha fatto neanche la Unione Sovietica, che esprime in una rivoluzione il momento romantico di una rivoluzione. Quando tu ti metti in fronte alla scuola di danza, tu hai la sensazione che tutto il centro fa esplosione e che come se la esplosione gonfiava questi volte dell'entrata dell'edificio. Quello che si sente lì è l'esplosione emozionale che produce la mistica di una rivoluzione. Questa sensazione l'ho avuto nell'entrata e l'ho avuto nelle sale di danze, che dove c'è questo senso di esplosione. Ci sono dei pilastri che danno la sensazione di punte di movimento in molte direzioni. E io volevo dare la sensazione di questa lotta interna e di questo senso, questa paura, senso di qualche cosa che poteva succedere. Y nuestra, de todos, de los revolucionarios, de los patriotas, será la misma suerte. Y de todos será la victoria, patria o muerte. Per me era un'immagine della rivoluzione, quello che avevamo fatto. E avevamo rotto così un mondo completo, era un cambio totale. Io credo che la mia scuola c'ha un carattere abbastanza forte, c'è questo senso di come introduzione a un rito, da fuori è abbastanza chiusa, con tutta l'attenzione verso il teatro. Io volevo fare un teatro che è perfettamente trasformabile, teatro frontale, teatro arena, e c'è un succedersi di spazi sempre nuovi, sempre sorprendenti, che uno non si aspetta, e quindi scopri tutta una serie di altre possibilità in cui improvvisamente può apparire un attore lì, poi lì, poi lì. Quindi questo scambio, questo rompere gli schemi. Le richieste erano un teatro di coreografia, le tre aule pratiche, aule teoriche. Allora, il teatro di coreografia era dove si cominciava a montare il balletto. Il terreno scelto ti obbliga a una certa forma. Era questa valle dove, per mettere dentro tutte queste funzioni, non è che io potevo fare una linea retta e poi sulla linea retta poi mettere tutti i padiglioni. Ecco, diciamo che la S può essere questa, no? Ecco. Poi ci sono tutti questi specie di baffi, no? E quello viene perché l'architettura dei giardini lavora molto sul concetto di muro. Io questi muri li faccio uscire da queste barriere che ci sono intorno di alberi, no? Come se apparire improvvisamente come un treno che esce fuori da un tunnel, no? E vado a avvolgere questi padiglioni. Qui delle bisce che escono dalla giungla, no? Avvolgono i padiglioni e poi ritornano alla giungla. Per fare una scuola di balletto, io dico, andiamo a vedere i ballerini. E allora, per esempio, avevamo visto che nei loro movimenti disegnavano uno spazio virtuale, no? E quando facevano i salti, le giravolte e così,
avevano come bisogno che la superficie della copertura li accogliesse, no? Come lo saltano verso il cielo, verso le nubi, volano, no? Queste forme che non sono mai totalmente pacifiche, no? Magari sono pacifiche e poi a un certo momento si creano queste. Ma c'era la guerra, c'era, no? Per cui questo drammaticismo produce questa angoscia, no? Nel non sapere. È stato veramente un momento dove potevamo saltare tutti in aria. E quella notte bevemmo, così eravamo tutti riuniti in casa, e dopo i mojitos, così ci siamo lasciati, e dice: beh, ci vediamo domani, se non disintegrati, no? Se non ci disintegriamo, domani possiamo festeggiare ancora. Quando viene la rivoluzione, io credo nella rivoluzione, perché l'ho fatto anche, voglio fare un'architettura che parla come un negro, chi parla questa cosa che nessuno aveva parlato in architettura. Io volevo cercare un'espressione, fu la mia prima cosa che ho incominciato a fare l'architettura, come fare un'architettura per Cuba. Un'architettura che esprimesse la sensualità di Cuba. Un'architettura che fuera organica, che fuera viva. L'architettura organica significa un'architettura che nasce dall'analisi di organismi, della natura, della struttura degli alberi, della natura. Significa un'architettura che non ha un modello preconcetto, no? E non c'è facciata, perché la facciata appunto è nelle case del potere, no? Non c'è porta, mentre l'architettura del potere cerca di presentarsi non fa mai vedere il retro, no? O se lo fa vedere in facciata, no? Simmetrico, perché tutto quello che c'è a destra ci deve essere anche a sinistra, per capire che non ci può essere modificazione, è una struttura rigida. La scuola di musica scende e poi è un po' buia, è come una cripta. Se qualche cosa di cripta, non lo dico nel senso negativo, è bellissima. La scuola di musica, anche lì c'è sempre un percorso molto organico, no? Perché in un edificio in linea distribuisco tutto questo e allora qui dietro nella parentesi metto la sinfonica. Sinfonica, e qua metto l'edificio, quello della biblioteca, degli uffici, delle aule grandi, delle aule da coro, no? E qui metto il teatro dell'opera. E li leggo con un portico che però non è come, che in fondo parte sempre dalla tipologia del patio cubano, del patio coloniale, del patio spagnolo, patio anche italiano, no? Io ho parlato altre volte del tutto possibile, no? Normalmente uno finisce il progetto, costruisce la scuola, finita la scuola, comincia a mettere gli alunni, in questo caso quasi tutto si è svolto simultaneamente. Non è che si è aspettato che le scuole terminassero, no, si erano montate già aule provvisorie, palcoscenici provvisori dentro queste case. Che erano immediatamente fuori del country club. Noi stavamo correndo perché dovevamo consegnare, lavoravamo giorno e notte. Gli studenti d'architettura, gli architetti, gli operai, gli studenti delle scuole d'arte facevano lavori nello stesso cantiere. Però questa corsa era anche perché la rivoluzione doveva correre per affermarsi. C'era come un senso corale di persone diverse che collaboravano tutti a questo avvenimento
delle scuole d'arte. Io ho voluto che ogni architetto sia assolutamente libero. Ma dicevo sempre, quello che non si fa in poco tempo non si farà mai. Beh, io nel caso di balletto ero arrivato quasi alla fine, mi mancavano solamente i vetri, e le tavole, i pavimenti delle aule del teatro. Vittorio ha terminato balletto, la scuola di ballet, completa, e poi l'hanno distrutto. Mentre musica 40%, manca l'altro 60%. La mia rimase al 30%, quindi c'è abbastanza da costruire. Anche se le mie sono state terminate, quasi terminate. Noi un po' ingenuamente, io dico sempre che avremmo dovuto dire, vabbè, allora le scuole si interrompono, adesso le scuole le incartiamo, no? Come faceva, non so, la borghesia quando andava in vacanza, allora, e ricopriva con le grandi lenzuola tutti i mobili, gli interni e così. Ecco, noi avremmo dovuto, ecco, cintarla, però, capite, noi ingenuamente pensavamo che il socialismo, dato che era di tutti, avrebbe lasciato. Ecco, lì sì c'è l'errore, l'ingenuità, che il socialismo è una scelta di progetto di vita, ma non è un toccasana che di colpo tutti diventano buoni e tutti diventano intelligenti. Perché una volta che si è interrotta la scuola ci sono stati delle critiche negative con rispetto alla scuola. Fondamentalmente un critico non vedeva nelle scuole l'architettura della rivoluzione, l'architettura del socialismo. E poi queste forme parlavano di un linguaggio nuovo che non era riconoscibile, come passò a tutte le architetture delle architetture moderne quando apparvero, no? Sono state interrotte perché volevano fare un'altra architettura. In quel momento era l'architettura prefabbricata sovietica. Una certa sovietizzazione dell'architettura. Mettere l'architettura anche lì in forma sbagliata dentro certi schemi si portava alla massività, al grigiore e alla mancanza di creatività tipiche di molte costruzioni che sono venute dopo. Tutti gli edifici che sono stati fatti erano dei prefabbricati sovietici e non era il mio stile. Io sono un artista. Io non potevo fare il mio arte, dunque sono partito. Porro nel 66, lui è andato a Parigi e
è andato via lei, dove vive tuttora, e ha cominciato un altro tipo di vita. La sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes. Luchar contra el imperialismo donde quiera que esté. Garatti nel 74 è andato a Milano, tornato a Milano, lui è di Milano e c'è uno studio lì a Milano. En los últimos meses se venía produciendo un incremento de las salidas ilegales. Ed io sono l'unico che è rimasto tutti questi anni qua. Rampa, es el que canta, la catedral, el Capitolio se levanta en el oído de estas voces, 23 y 12, vedado Paseo del Prado. La Habana era una città ricca, con grandi case, che diventano adesso delle case dove una casa di una famiglia, adesso sono 10 famiglie che vivono dentro, e tutto si distrugge e cade. A me mi dispiace moltissimo quando vedo la povertà attuale, perché c'è molta povertà. Prima c'era la povertà e ho fatto la rivoluzione contro la povertà, ma la povertà continua. La vittoria Habana Vieja, barrio nuevo, Bejucal. Donde estás tu mi rampa, el sol que canta, la catedral, el Capitolio se levanta en el oído de estas voces, 23 y 12, velado, Paseo del Prado, tus leones lado a lado, forman parte de mis tradiciones, mis emociones, eres tú mi Cuba, como tú ninguna, cable, si le soy Yoruba, que no quede duda, que si lloro es porque le extraño, no me animale con a mis amigos de mi zona, los que nacieron conmigo, los que jugaron conmigo. Año tras año sueño con volver a ver esos amigos que añoraba. Color de la campiña cuando llueve el morro, cañonazo de las nueve. El que te quiere nunca muere, no, jamás, jamás. Vengo de donde hay un tío, tabaco y... Y sube con toda la intención y el por qué subí, por qué hoy no la tapé. Vigílala, mírala, obsérvala, pero trabaja el tacto. Ella no te puede
A me piaceva molto il teatro, come piace molto il cinema. Io ho cominciato con la pittura, dopo sono andato all'architettura. Però mi piaceva, ho fatto il liceo artistico, io ho frequentato l'Accademia di Belle Arti a Venezia, no? Sì, ci sono delle scuole in cui la penetrazione dell'architettura nella natura, la natura nell'architettura è molto più evidente. Nel caso della mia scuola le finestre fuori sono molto piccole, non sono panoramiche, molte volte ma anche criticato, ho fatto delle obiezioni perché io mi chiudevo al paesaggio. Però io ho condizionato lo spazio all'attività e il tetto l'ho fatto, per cada attività ho fatto un tetto diverso. Penso che anche questa sia una particolarità perché tutti pensano a grandi volte, io avrei potuto mettere sotto una grande volta molti ambienti, invece tutti sono con il loro tetto specifico, per cui effettivamente guardando dall'alto si vede questa accumulazione di tetti, tutti diversi. Naturalmente questa parte qui senza l'altra, il teatro, rimane come trunca con tutte queste tendenze verso il teatro che sono completamente frustrate. E c'è un concetto, la scuola, la parte costruita è molto chiara, no? Che io ho la scuola e alla scuola contribuiscono differenti specialità che sono lo scenografo, l'attrezzista, il costumista, il trucco, suono, luci, come sei specialità. Queste qua io le ho organizzate in settori attorno al teatro. Ogni specialità agisce isolatamente e al momento dello spettacolo teatrale tutti confluiscono e tutti contribuiscono perché si dia lo spettacolo. Quindi questo senso di comunità è quello che dà quel carattere urbano agli spazi attorno alla scuola e si vede effettivamente questi più che corridoi sono piccole stradicciole o calli come si dicono in spagnolo. La strada si restringe, si restringe ed allarga con piccole piazze, quindi ci sono queste scale, le ombre. La funzione è di riunire persone diverse che si ritrovano e stabilire questa comunicazione. Quando parlano dell'influenza di Venezia, delle città medievali italiane, eccetera, quello lì nasce dal tema, no? Però non è un proposito iniziale, né nemmeno un'architettura nata da una nostalgia, che sarebbe assurdo. È nato dal tema. Beh, la scuola di musica come programma non aveva tre aule, quattro aule, aveva 90 cubicoli individuali, poi doveva avere una grande aula per la musica sinfonica e poi anche avevano richiesto un teatro più piccolo per la musica da camera e la opera all'italiana. La scuola era divisa in due, una scuola superiore e una scuola inferiore. No, tutto questo è stato fatto. Questo ci sono solo le fondazioni. Manca tutto questo e mancano tutte le torri. E questo naturalmente. Un, dos, tres, cuatro.
Ricordo che ho letto un libro di Paul Valéry che si chiama Eupalinus o l'architetto. Un personaggio del libro diceva che ha convertito una donna in proporzioni matematiche. Questo mi è rimasto nella testa. Io ho voluto prendere una dea di fecondità e farla nella mia scuola d'arte. E ho fatto la scuola, prima come una città. Ma la città, le atelier per gli artisti, sono delle cupole, dei domi. E questi domi sono dei seni di femme, di donne. E nel centro ho fatto una scultura io stesso, che prende la forma di una papaya, che è un frutto nel tropico che ha un'implicazione del sesso femminile. E ho voluto fare questo nella scuola di arte plastica, che è di fare quello che non aveva mai esistito in Cuba, che era l'espressione della negritudine nell'architettura. Questo è il libro di John Loomis, un architetto e critico americano, professore a Stanford, che documenta molto bene il processo delle cinque scuole. Qui si vede, per esempio, noi tre a quell'epoca, e poi lui si è documentato con molte altre cose. Qua, per esempio, c'è Wilfredo Lam, vuol dire che parla d'architettura, però parla anche di pittura, di tutta una serie di avvenimenti di quell'epoca. È stato puramente casuale che Lumi scopre le scuole, perché era in vacanza e quando vide tutta questa cosa restò molto impressionato. Lui ha cominciato con me, poi lui è andato a Parigi con Porro e poi a Milano con Garatti. E ha fatto un po' questa ricerca, potrebbe essere interessante fare un libro, farlo conoscere. Io mi ricordo il 99 perché a noi ci invitano al Mac Center di Los Angeles e poi siamo passati alla Columbia University per presentare il progetto, per fare delle conferenze, una mostra fotografica, un dibattito per capire un po' l'eccezionalità di questo progetto. E questo libro penso che è stato interessante perché ha smosso molte opinioni in tutte le parti del mondo. C'era ancora qui della gente che pensava che le scuole non fossero
rappresentativi non fossero da mostrare. Yo nací de la rumba y al compás de la tumba me inspiro este guaguancó. Y al ver que todo es diferente, música del ambiente, es lo que les traigo yo. Dopo il primo progetto, praticamente la scuola viene abbandonata, per quanto gli alunni la cominciano a usare parzialmente. Fino a un momento che hanno cambiato d'idea e il proprio Fidel Castro ha deciso che le scuole erano buone. Fidel Castro disse: sei un imbecile che mi ha detto tutti questi anni che le scuole d'arte non erano buone. E voglio farli sapere a tutti che era il centro dei miei occhi, non ha amato niente di più che le scuole d'arte. Poi dice Eusebio: cerca soldi per ricostruire le scuole d'arte. E parte. È tutto quello che so. Un'altra cosa importantissima, la War Monument Fund, che è una fondazione che restaura edifici della storia dell'architettura, ci disse che era importante incontrarci a L'Avana, perché loro avevano scelto le scuole d'arte come la prima opera d'architettura moderna da ristrutturare con gli architetti vivi. E allora noi dicemmo: sì, sì, bello, però fate presto perché questi architetti non saranno vivi per molto. Io amo molto il fuoriscala e i personaggi. No? Beh, le figure sono del Tiepolo. Tutti questi personaggi, ho detto, beh, ai visi sostituiamo i nostri amici, no? Antonio ha la faccia di Rai e quello di spalle Gaudì, e poi c'è mia moglie, che è l'unica che abbiamo rappresentato giovane. E poi dietro ci ho messo le scuole. E così come che quasi scavalco queste colonne, questi muretti, scavalco e cammino sui tetti delle scuole. Cuba poteva pagarci le spese di viaggio e il soggiorno, però le spese di progetto Cuba non le può pagare. Allora ho pensato di autofinanziarmi. Allora, questa casa qui me la sono a nuda proprietà, me la sono venduta, così adesso posso avere un minimo di garanzia di poter continuare a pagare l'affitto dello studio, e poter continuare a lavorare al progetto delle scuole. Questo qui è la prima pianta che ho fatto, il primo progetto, e quasi 40 anni dopo io mi trovo a un progetto nuovo che non poteva essere quello del 60. Il secondo del 2001, prima era una scuola a livello non universitario, nel 70 è diventata anche a livello universitario, esiste il livello pre-universitario, poi c'è quello universitario. Qui c'è la maquette, il plastico, in cui si vede queste braccia con le nuove attività. Poi mi cambiano il programma delle attività, per cui io devo fare un terzo progetto. Il terzo, il 2003, la Volta Catalana è nata per quelle difficoltà di materiali di cui parlavo. Adesso sarebbe impensabile una cosa del genere, per cui io ho cambiato radicalmente la forma di fare il tetto. Allora, il tetto progetto pensavo che era finito, invece c'è stato un cambio sostanziale un'altra volta, una volta approvato, e quindi sono arrivato a un quarto progetto. Ho aggiunto queste 12 aule a questa composizione che per me già aveva uno stato di completezza. Tutte queste aggiunte qui le ho fatte e sono fatte in maniera tale che io, caratterizzando gli interventi, i differenti interventi, per cui in certo senso sarebbe come
un progetto che si arricchisce con i tempi che cambiano, con io che cambio, e tutta una serie di circostanze che ne fanno probabilmente un progetto che non è monotono, tutto uguale, però che riflette queste incidenze del tempo. Le mie l'hanno terminato e si sentono molto contenti di averle terminato, ma non la mostrano. Io non avevo neanche messo delle porte, io volevo che la gente potesse entrare e vivere questo, no? E adesso hanno messo delle griglie tutto intorno e le polizie e non si può entrare. È necessario di demandare un permesso al ministero per andare a vedere le scuole. Nessuno può andare a vedere le scuole così, sì, un turista non può vederla. È la cosa più bella che esiste in Cuba. ¿Quién de tu vida volverá? Mi recuerdo y te hará olvidar este amor hecho de sangre y dolor, pobre amor que nos vio a los dos. La vita è una tragedia. Cosa succede? Tu parti per una cosa, poi questa cosa si deforma, si desvia. Devi riprendere i fili. Però il desiderio di vivere per la vita, quello lì, resta. Non ci può essere disillusione in un vero rivoluzionario. Non è quello... Il vero rivoluzionario che si delude è uno che pensava del paradiso. Ma come fa un vero rivoluzionario cosciente a pensare che c'è il paradiso? Che c'è il contentino, che c'è il regalo, non c'è. Hoy que se ha perdido, déjame recordar. Perché io ho avuto tutta una vita bellissima, poi mia moglie, intelligentissima, un artista, gli viene Alzheimer e si distrugge, capito? Che non è una tragedia. Vivere creativamente perlomeno ti aiuta, si suppone. Io ero un bambino piccolissimo, c'era un armadio barocco e di sotto è uscita una tarantula che mi ha passato sopra le gambe e è andato dall'altra parte della camera. È il primo ricordo che ho della mia infanzia. Non so se queste... spirito un po' di Dr. Jekyll e Mr. Hyde che ho nella mia opera, che per volta può essere che sia tragica o può fare una cosa che sia dolcissima e molto gradevole a vivere. In pittura, per esempio, faccio l'odio. Per esempio, la morte del mio figlio, ho fatto questa. L'uomo è l'uomo che copre la sua faccia e non so, mi è uscito in quel momento. Poi di miti, Prometeo, il mito dell'Apocalisse, la bestia dell'Apocalisse, dice moltissima bestia dell'Apocalisse. Non so perché adesso mi esce la bestia dell'Apocalisse molto. In generale sono abbastanza pessimista. Ho il pessimismo pieno d'amore. Sono un uomo d'amore. Mi definisco come un uomo d'amore. Io so che molte persone mi vedono che ci sono molti problemi ancora da risolvere. Qua a Cuba la vita non è facile. Voglio dire, magari razionalmente non ti posso dare una spiegazione esatta di perché io continuo a rimanere qua. Io mi sono complicato amabilmente la vita, sposandomi una prima volta, ho avuto un figlio e una figlia, una seconda volta ho avuto un figlio e una terza volta con la mia moglie attuale, con Luz Maria, ballerina di danza moderna, con cui il matrimonio invece è durato molti anni. Io mi arricchisco con quello che mi dà la vana. Sì,
io parlo di autenticità, no? Io lo uso spesso, no? Qui con le cubane, come tu stabilisci rapporti, dialoghi. Quindi questa autenticità io la cerco molto anche in architettura, no? Io continuo a sognare parecchio, no? E tra i miei sogni c'ho questo lavoro, perché poi questo progetto delle scuole d'arte che è stato interrotto a metà, devo sempre spiegare, no, qui ci sarà questo, qui ci sarà quell'altro, quindi spero, molte volte concludo, dico spero che voi veniate la prossima volta, io vi lascio l'entrata, vi aspetto l'uscita e spero che l'architettura parli per se stessa, senza l'aiuto della mia parola. Nosotros quisiéramos ahora que tú nos bailaras lo que tú sientas, ¿eh? De acuerdo con la música que va a tocar la compañera del piano. ¿Eh? Clarita, por favor. Non è un sogno a metà, perché se avessimo visto le cinque scuole d'arte Ruderi, se fosse stato così, allora sì. Le scuole d'arte hanno prodotto dei meravigliosi artisti. I ballerini sono importantissimi, i pittori sono importantissimi. Per cui che importa che poi dopo alcuni di questi possano ballare in strada piuttosto... Abbiamo visto questi bambini ballare e in quel momento mi sono messo a piangere dalla commozione. Che poi dopo ci sia la struttura o non ci sia, che importa? L'importante è che c'è la gente che balla, che può ballare.